alla PIA, grazie al ministro Andrea Orlando di essere oggi qui con noi. La visita del ministro dell'Ambiente in una iniziativa che tiene assieme ambiente, sport e stili di vita, come portata avanti dalla PIA, è un'occasione estremamente importante e la presenza del ministro la sottolinea in particolare questa caratteristica. Guardate, voi sapete che la nostra e tutte le città che hanno il privilegio di custodire centri storici di grande pregio e di portare avanti politiche che garantiscano a questi centri storici assieme vitalità e possibilità di essere fruiti da un grande numero di persone, debbono avere una costante attenzione alla mobilità veloce. Non è un caso, guardate, che in un recente e ancora in atto percorso di confronto con i cittadini volto a individuare le modalità migliori per pedonalizzare una delle nostre piazze, la FIAB sia stata all'interno di questo dibattito. Perché si tratta qui, vedete, di sottolineare un elemento di novità che c'è in questi movimenti così numerosi e così partecipati, che deve essere valorizzato. Cioè questa idea di città più sostenibile, di mobilità più sostenibile e anche di vita quotidiana più sostenibile hanno bisogno di essere portate avanti assieme alle persone che condividono questo progetto, ma non soltanto dibattendo e confrontandosi con chi è rimasto indietro rispetto a queste impostazioni, ma anche portando avanti e portando nel cuore della città queste abitudini e questi stili di vita. Perché è già stato detto e lo ribadisco, noi dobbiamo guardare alla vitalità dei commerci e delle attività di questi centri, lo diceva bene la Presidente della FIAB, non solo confrontandoci con il presente e pensando che il commercio lo si tuteli, come dire, congelando la situazione che c'è oggi, che certamente molto spesso è una situazione florida e importante, ma molto spesso è una situazione che non ha ancora preso atto delle enormi potenzialità che ci sono in questo mondo che vuole una socialità e vuole un rapporto con la natura completamente diverso dal passato. Qui siamo in presenza di persone che sono in grado di creare un nuovo movimento, che quindi crea nuove generazioni di imprenditori, di commercianti, di operatori che si muovono in sinergia con questo mondo. E facendo così non solo si favorisce la crescita dell'economia, ma si favorisce l'innovazione, cioè la grande potenzialità che c'è in tutte le componenti che guardano al vivere in maniera sana e all'avere un rapporto col proprio corpo e con la propria quotidianità migliore rispetto al passato, che quindi valuta in senso critico l'uso eccessivo dell'automobile, valuta in senso critico certe forme e certi atteggiamenti pigri che soprattutto creano il danno alla salute delle giovani generazioni. Ecco, noi tutto questo lo dobbiamo trasformare in politiche urbane e gli amministratori da soli non riescono. C'è bisogno di avere questa massa critica che è rappresentata da voi, perché assieme dobbiamo andare a convincere quelli che sono rimasti indietro. Questo è il nostro compito e l'incontro di oggi sottolinea in particolare questa vicinanza e questa nostra voglia di andare avanti insieme.